You are cold? You don't wanna go? Huh? No, bro. No, go. Oh, why are you asking me? Maria, no, you don't wanna go? No, go. Maria. This is your restaurant open 6 days a week. 6 days? I think Saturday or Sunday closed. Good. Good. If I work 7 days a week, when I buy food or when I use my money. Yeah? Better you don't use. Hey, Sina, Sina. Allora, ho fatto una difesa con Eren Leader e Magna per trovarla. Perché... Così, per provare Magna. Ma questa non è una difesa particolarmente forte. Scusate, ma parlavo con te. Allora, facciamo questo qui. Non c'è niente di particolare. Diciamo che questo scudo... Ah, però è partito, eh? Sto senza comando. Però finché fanno così... Va bene così. Morgan mi cura? No, attacca. Io voglio attaccare. E ovviamente... What's up? E concludiamo. Eh? What's up, sweetie? What do you want? Yeah, okay. You don't want now? I don't know, there's no plastic there, maybe coverage. Give me papa. Online. Have a good day. Half day. Anya. See you. Be careful. Arati, at what time you finish? 8:30. Arasa. Ok. Ripartiamo. Guarda, voglio far mamma sta Magna. Voglio far mamma sta Magna. Vedete come reagisce la squadra. Che altro? Vabbè, niente. Tanta risuscito. E pongo fino alla sofferenza. Mamma, no, vabbè, curiamo. Allora, diciamo che secondo me l'arma che ho, stordimento rosso, non va assolutamente bene. Questa l'ho pensata mentre lavoravo. Sto cazzo di Morgan a parte sempre. Ha storditi parecchi, ha storditi tutti. Qua allora ricominciamo da capo. Tutti questi due fanno male, eh?
È inutile che difendo. Lascia lo spara. Allora, abbiamo la sbilancia. Lo sbilancia che fa finire la partita. Col fatto che non c'ho danni su Magna, danni pa grande danni, non parte mai. Però uso la soluzione che fa da scudo e gli emenano con stordimento. Ha una squadra alternativa, chissà perché. Perché attacco con Magna? Non sono abituato a attaccare. Vediamo che succede. Con Gregory addirittura. Vai. Guarda, guarda, non so che fa. Vamo lì. Magna attacca. Curati, vabbè. Non è male, però in guerra non lo so, eh. Non lo so, perché ma ci stanno formazioni farmer. Come reagisce non è che... Non è che mi piaccia tanto. Il fatto che attaccano tutti, ti è, a storditi 4. È un casotto, eh. E poi fai completi l'opera. Tyres. Mission. Coerin ammazzi lui. E ti è, che sparo con Magna. Sì, no, non è male, però stiamo sempre lì, secondo turno. Terzo turno. Eppure oggi dopo lavoro abbiamo fatto gli assalti e non lo so. Comunque Baby G ultimamente sto provando queste formazioni con Girovago leader, Erin, Bruce, che sono i nuovi Bruce potenziato da poco, quindi lo sto provando. Kane mi sto pentendo di non averlo fatto al quarto potenziamento, perché è veramente forte. Non mi aspettavo l'adrenalina che cura e parte subito. Poi con Bagger che gli ho fatto starma, che mi è uscita male, però alla fine l'ha sfrutto, perché io lo metto quella come Tyres. Invece mi è uscito 10 pa all'inizio di ogni ondata a un personaggio che ovviamente, come sapete, dipende da dove lo metti, gestisci il pa a chi lo manda. In questa squadra lo manda a Bruce, che non è male. Quest'altra squadra same uguale, però uso if che fa comando e c'ho la pala che dà 10 pa e gli ho messo 30 punti vita sempre a Bruce, che però non riesco a farlo partire al primo turno. Questa è uguale, solamente che questa è con Andrea leader, quest'altra è con Victor. E non so, mi dovrei provare a fare un'arma a 8 pa, però non è facile. Non è facile. Magari 8 pa sul giallo. Lei da 10, o se no dovrei fare un'arma che gli dà 20, perché c'è l'arma verde che dà 20 pa. E non lo so. Comunque. Non è male, e non c'ho il neutralizzatore, c'ho il resuscitatore, c'ho lo scudo ovviamente, perché io non attacco con scudo, cioè non attaccando con scudo mi risulta, cioè questo è il mio attacco da parecchio tempo ormai. C'ho il neutralizzatore, c'ho il leader che dà 30 attacco, 30 punti vita, armi con tutti i punti vita al massimo, infatti tutte leggendarie. Mission c'ha attacco, perché mi piace l'attacco, e è aggiustata benissimo, perché con il comando, se parte, aumenta 85, come sapete, no? Questo 85 difesa, 85 d'attacco, 4 turni messo bene. Glenn, se succede qualcosa, resuscita. Carl, avventaglio, sdraia, oltretutto neutralizzatore se serve. Mission stordisce per 5 turni a due avversari, che è fatale, e
Jackson cura e cura pure da penalità d'attacco e difesa, quindi è fondamentale. Questo è l'attacco che io uso e uccido praticamente quasi, no, quasi, uccido tutti. Non c'è nessuno che sopravvive a sta formazione perché è gestita benissimo. Gestita benissimo. Poi ci sono altri attacchi, questo ormai è storico, insomma, c'ha più di un anno. Con varie modifiche, siamo sempre lì. Neutralizzatore, questo è il mio stile. Neutralizzatore, resuscitatore, comando. Oltretutto, il comando cura pure da disorientamento e stordimento, disorientamento e sanguinamento. Il leader Andrea, ormai conoscete chi è che conosce il leader Andrea, è proprio rinominato. Provo altre cose, altre soluzioni perché giustamente voglio provare altro, altre cose. E vabbè, è andata così. Queste sono le difese che uso in guerra, che ogni tanto le metto, le provo. E vabbè, io direi che possiamo concludere qui. Togliamo il legno, che sennò i materiali, anzi. E direi che per oggi gli assalti li abbiamo fatti. Ora vado a fare la survival, però non la pubblico stavolta. Non la pubblico, la pubblicherò più in là, magari 170 così. Un saluto. Ciao. Ah, ogni volta mi sbaglio.